Penso che una donna non abbia l'obbligo di fare un figlio, penso che sia importante che una donna abbia degli ideali, degli obiettivi nella vita e io sento che la piazza rappresenta più di tutto quello che io voglio esprimere nella mia vita, in quanto solo in una piazza i cittadini si incontrano e possono interagire e scambiarsi opinioni e ci sono diversi artigiani. Come per esempio il bellissimo negozio Caberlotto, tra l'altro abbiamo la fortuna stasera di avere la signora Caberlotto qui con noi, e mi viene in mente Caberlotto perché purtroppo molti negozi e bar hanno chiuso. Ho fatto delle ricerche, purtroppo stasera non mi sono preparata, ma come ben sapete c'erano dei negozi e dei bar bellissimi a Mestre che hanno, praticamente tutti chiuso. Io sono molto preoccupata, sono appena stata a Praga 9 mesi, sono tornata. E quasi tutti i negozi erano chiusi. E infatti tu dicevi che uno dei tuoi cruci è proprio che in qualche modo hai avuto uno shock, perché a Un Mestre grande cambia. shock, non solo per la piazza, anche per altre aree, anche per, sì, ho sofferto molto anche per come sono andate a finire certe cose in certi bar, slot machine, sì, insomma. Come ti ricordavi la tua città? E la mia città era bellissima e io tra l'altro sono fortunata perché sono amica di molti artigiani di Mestre, come per esempio Miatto, Rosa Rossa, e mia mamma è amica di tutti gli artigiani di Mestre perché è un'ottima cliente, devo dire. E quindi io ho questa infanzia mitologica in cui ricordo cose bellissime che venivano prodotte ovunque e improvvisamente sono scoperta.